Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Fatto che a rubare sempre più spesso sono proprio i clienti. Ha infatti nascosto altri generi alimentari sotto il giubbotto, probabilmente perché non in grado di pagare. Viene notato dal personale mentre goffamente tenta di portare via dei generi alimentari. Aveva preso generi alimentari per un ammontare veramente poco consistente, carne, formaggi, generi comunque di ordinaria sussistenza per una famiglia normale, diciamo. Aveva rubato per fame. Ora si scopre che la coppia di anziani di Teramo, denunciata per furto dopo che i carabinieri l'avevano sorpresa con la refurtiva nascosta sotto il cappotto di lui nella borsetta di lei, in realtà lo avevano fatto altre volte. E a volte io quando vado a fare la spesa, io rubo. Io sono 3 anni che non lavoro, con 600 euro che mi passa all'INPS. Cosa rubi, chiedere? Vabbè, generi alimentari. Cioè, beni di prima necessità, Di quindi prima latte, necessità, pane. per forza. Io non immaginavo che in Italia oggi ci fosse tanta, tanta povertà, tanto bisogno delle cose essenziali.